Una struttura moderna inserita in un complesso che diventerà praticamente un unicum in Italia. È il giorno dell'Open Day per la piscina del Centro Universo di Silvi Marina. L'evento è stato preceduto da una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato il campione del mondo degli 800 metri stile libero, Gabriele Detti, e il palanotista pescarese e nazionale azzurro, Francesco Di Fulvio, nonché tutti gli attori protagonisti della genesi di una struttura all'avanguardia che presenta, nello stabile ex Fiera Adriatica, due vasche, una 25 metri per 16, l'altra per i più piccoli. Al piano di sopra, spa e centro fitness. Il tutto da domani sarà pienamente operativo, coi 1000 iscritti in poco tempo già accreditati. E dopo tanto impegno profuso dalla famiglia De Eugenio, che in modo particolare Renato, Alessandro e Luca, che hanno deciso di fare questo grande investimento sul territorio di Silvi perché hanno voluto dare una risposta come attività per a livello regionale, perché è un centro credo unico in Italia, di terza generazione, dove il 60% sono servizi e il 40% è commerciale. Noi, questo è il primo tassello come centro sportivo, poi seguirà prossimamente con un multiplex che sarebbe 8 sale cinematografiche, di cui uno è Atmos, poi ci saranno centri medici, una clinica dentale, diagnostica, d'immagine, e poi ci sarà anche un centro fisioterapico, e un asilo, e poi c'è oltre questo un'area dedicata alla food court e anche bowling, sale giochi. Quindi è un complesso enorme, 50.000 metri quadrati con 2.000 posti auto, e noi siamo pronti per iniziare prossimamente, prima di Natale, anche con l'apertura di tutto il resto del centro commerciale. La gestione della struttura è stata affidata alla Universo Sport Club di Silvi, il cui azionista di riferimento è Luigi Barelli, presidente del centro sportivo Villa Flaminia Sport di Roma. È una cosa completamente innovativa, molto completa, mirata al benessere della persona a 360 gradi. La vasca chiaramente è un punto molto importante, c'è una vasca 25x16, una più piccola, quindi per tutte le attività natatorie, di sincro, scuola, agonistiche anche. Abbiamo da poco anche il Pescara Pallanuoto che sta già venendo ad allenarsi qui. Questa è una vasca più piccola, essere adatta alla didattica dei bambini più piccoli, ma anche alla riabilitazione, alle attività per chi sta in gravidanza. Una progettualità complessa e d'avanguardia, quella del Centro Universo di Silvi, che ha fatto riferimento per lo studio e la direzione dei lavori alla Merlino Progetti di Chieti, in collaborazione con la Mario Sablone SRL. Questo è un centro commerciale innovativo dove abbiamo voluto avere la presenza di qualche cosa che in altri centri non esiste. Io ho fatto anche altri centri a livello nazionale e internazionale, diciamo che stiamo in evoluzione rispetto a quello che tradizionalmente si fa, dove c'è l'ancora alimentare e ci sono i negozi. Qui abbiamo voluto mettere la parte sportiva, la parte ricreativa con la multisala e anche la parte ristorativa di un certo prestigio. Ricapitolando, una piscina 25x16, una piscina per i più piccoli e poi una spa e un centro fitness. Una spa, un centro fitness che in realtà non è solo un mero centro fitness con attività di palestra, ma abbiamo creato appunto delle stanze che sono polivalenti, che comunque si possono adattare ai desiderata della gestione, e quindi creare anche altri corsi paralleli a quello del puro fitness, come per esempio la danza e altre discipline che comunque faranno all'interno di questo centro sportivo.